Sì, allora riprendiamo. Intanto c'è la comunicazione di servizio. Il professore è rimasto d'accordo che la prova sarà l'ultima. E sarà una prova di formato di conferenze all'interno della quale troverete il materiale per la prova di immagine. E anche di programma. E mi sarà data le cose, quindi diciamo, in termini di avere sì, perché le cose sono state generalmente 15 minuti fa. Dove dovete trovare qualcosa, tra questo qualcosa c'è anche qualcosa di immagine. Fare attenzione a parlare con te.
però genera la distribuzione di questo problema. A quel punto io avendo la macchina con la distribuzione di Linux ho la possibilità di fare una copia internet, però semplicemente a costo zero si usa la lista su software e su hardware per ottenere un'immagine assolutamente simile su internet. Quindi questo è l'esempio che ho creato precedentemente alla legge, però semplicemente il processo è sempre quello, quindi il computer acceso. In che modo fai il motivo per documentare come sta facendo facendo delle fotografie dello schermo, una fotografia di quello che scrive, una fotografia del test manager, una fotografia di segnali, una fotografia di singolo programma aperto, e per me è un'estensione di una fotografia di alcune verifiche che posso fare quando provo a posizionare. Allora, innanzitutto abbiamo scelto prima l'orologio di sistema, questo per mi consentire di accettare se quello è corretto o meno. Non possiamo sapere se è stata sempre corretta o meno. Lo sapete, io posso modificare il proprio sistema, propongere determinati atti, per esempio il Battle Fire, che ha tanti che si giocano in ucciso rispetto alla disco, io ho rimasto orologio a questo momento. Però questo orologio di sistema comunque non lo posso andare a verificare, a spianare, perché ormai tutti i computer, tipicamente sono quelli di internet, quindi probabilmente ci sono degli eventi su Facebook, su Twitter, su online, quindi posso andare a comparare l'orario di quei temporali con i contenuti di quei temporali. Quindi se vedo che per esempio c'è scritto che l'unico marito è nato in Barcellona e fa il dato 4 metri 2011, ma sì perché non è che si è dato il dato. Ma per esempio la cifratura, i processi di esecuzione e le connessioni attive. Le connessioni attive sono punti soprattutto per elementi di dato. Da dove per esempio devo accettare se ci sono degli accessi fucili, quindi vedere se sono ancora in essere degli accessi fucili, oppure posso essere utile per verificare se effettivamente quella macchina controllava solo l'utilizzatore fisico o anche l'utilizzatore TX che poteva accedere a fuori. Quando ovviamente si trova qualcosa di interessante per questi eventi, si sente sempre opportuno la posizione del grado. L'acquisizione di un sistema avviato si chiama effettivamente acquisizione live. La posizione del sistema scelto si chiama posizione post-morte. La copia generata può essere di due tipi, può essere un clone o può essere un'immagine di coerenza. Qual è la differenza? Il clone va a creare un disco che ha nella stessa posizione gli stessi bit. Quindi se io faccio un clone di un disco, nel momento in cui vado a sostituire il disco, posso per esempio cambiare il sistema con il disco generato, che si chiama parallelamente come se fosse. Nel caso invece dell'immagine, io vado a creare nel destinazione tutto che abbiamo preesistente può essere di questo tipo. Dopodiché all'interno vado a inserire un file. Quindi se io vado a inserire quel disco della macchina, non è un disco esistente, la macchina non fatto. Il vantaggio qual è però? Che mentre il clone io devo sempre proteggerlo di scrittura, altrimenti non mi posso dire lo stato di dato, l'immagine non la posso creare, perché ho sempre il file che viene acceduto solamente di scominare il file. A livello generale, diciamo, mi è sempre a generare immagini. Però l'immagine è un altro vantaggio, non è da poco, che è quello di poter creare delle immagini in forma di complesse. Cosa significa? Significa che se io sequestro di un'offisina per esempio 10 terabyte di dischi, con i cloni ho bisogno di almeno 10 terabyte di dischi. Con delle immagini potrei passare tutto anche per i voci, sono bisogno della terra, perché magari i due dischi erano fuori e poi tutti i dischi posizionati a zero e non ho messo ad accettare un'immagine di cui me la faccio a fare questo rapiero. Inoltre, altra cosa, queste immagini di cibo compresso sono anche dei controlli di integrità all'interno. Quindi quando io tutte le volte vado a aprire l'immagine, automaticamente ne posso compattare il disco e verificare che l'immagine sia utile e che sia sempre comparato a funzionare. Dall'altro lato invece tutta l'alternativa di controllare il disco. No? Dopo terminare la protection, scopo l'esempio di immagine da carone. Questo esempio di acquisizione di stagione di acquisizione. Quindi, al centro un qualsiasi computer, in questo caso per esempio un sistema operativo Windows e avviato c'è il programma Games. Sul lato alla vostra sinistra c'è il disco destinazione, che quindi è un disco esterno. E dallo stato lato invece il disco sorgente viene collegato con un red docker, che è quello scatolo nero, che sostanzialmente consente di come sono i dischi esterni di accedere al supporto, ma non solo in modo di apertura. Di tutto, per garantire che i dati non siano per il rimascimentamento, per la massima interpretazione, è collegato con un microfono di dati. Vedete lì alla sinistra del
In modo tale che se per esempio dovesse esserci un problema di mancata alimentazione, tu intendo spegnere il computer, magari in condizione da capo, però entro che il supporto possa danneggiare. Allora, questo che vedete qui, diciamo questo scalo qui, no? In questo caso, per esempio, è la custodia dei case, del cliente del software. Qual è l'utilità? Secondo voi? Esatto, dimostrare, per esempio, in questo caso, non sto utilizzando il software di mercato, ma il software originale. E quindi faccio garantire che il processo di copia è fatto utilizzando il software che effettivamente tra sé i dati mantenibili. Perché quello che è un mercato potrebbe andare a creare delle alterazioni che ovviamente non sono ovviamente grandi. Per cui esistono i vari linee, a seconda del tutto supporto. Tipicamente ci sono i prodotti che consentono di accedere ai dischi tramite cabine, SATA, scasi, così via, quasi tutti i lavoratori. E poi ci sono dei prodotti invece massivi. Per esempio, io ho collegato una diretta, però potete collegare un normalissimo disco esterno tramite la foto SD di un'altra. È solo una questione di performance, quindi, però la funzionalità è stessa. Questa invece è una modalità di gestione mediante dei controlli altri. Quindi questo che vedete in nero è un compilatore un po' più vecchio che funziona ancora in maniera eccellente. Alla velocità, come uscite, questa è la cultura. Praticamente quando si fa la posizione di su quest'altro in modalità di impasto non vedo ancora. Però ad esempio questo compilatore immagino che si mette una data solo in formato 2D. L'altro esempio di compilatore sopra invece, per esempio, consente di fare la posizione in formato di biondone, però più recente consente di fare due immagini in parallelo. Quindi ho fatto un oggetto che io non so se di dimensione. Quindi consente di vedere. Ci sono altri compilatori che per esempio creano immagini compresse, quindi non solo 2D, quindi la stessa dimensione, ma già compresse. Quindi, qual è il processo? Si guarda bene il sequestrato, guarda il disco che però oggetto che investe il lavoro, e anzi il risultato che è messo una serie di disco di disco, quindi il prodotto finale delle operazioni di disco. Ok, il senso quindi della creazione di base è maggiorare il supporto del procedimento e consentire il sequestro dei supporti. E non significa soltanto garantire i diritti degli interessati, della persona, per esempio, ma anche i valori di interessi. Perché, non so, per esempio, su quale caso di un supporto sequestrato al medico, che ha tutte le cartelle clinica di quei pazienti, il fatto che il medico non dispone di dati è un danno di procedimento con tutti i pazienti. Quindi, in questi casi, procedere a una posizione consente di entrare in possesso di dati per l'indagato. E inoltre mi fornire copie alla difesa delle banche, quindi a differenza di un gioco della giustizia forensi, in questo caso c'è la possibilità di parallelizzare a livello di processo. Però in che modo posso andare a garantire questi dati? Mi vado a garantire con quello che, dentro la tipica della legge 48 di Laudi, la tipica della commissione di punta, è stato definito sigillo elettronico. Allora, cos'è il sigillo elettronico? Non viene definito che cos'è esattamente il sigillo elettronico, però allo stato del latte possiamo considerare per sigillo elettronico una serie di strumenti. Il primo è l'hash. L'hash ci dà la garanzia che quel dato è rimasto integro nel tempo. In modo da verificare che l'hash è uguale. Se quel dato è stato modificato, l'hash è una sentinella, una sequenza, eccetera, e ci dice quel dato non è un bit che modificato. Quindi, garanzia di identità hash. Questo è per esempio una condizione di una cosa. Quindi io devo per esempio utilizzare questo file come oggetto della carta. Utilizzo la parte temporale. Questo è importante soprattutto quando sono costruendo una parte che non può il dato. Perché a me quando sono TG o figlia del cliente, normalmente le operazioni devono proprio quindi sono dei dettagli alternati alle parti. Quando sono io con il dato, io vado a notare che il dato è portato in un'altra. Per esempio, pensate a caso, diciamo prima, che dipendente va via, e anche invece si massimo di dati. Se io voglio avere un'azione di un dipendente, io devo fare una posizione, faccio un'analisi e via. Magari io faccio un'analisi completa di 4 mesi e poi l'avvocato mi dà la causa e quindi decide di andare a fare una soluzione nella sua dipendenza civile civile da questo personaggio e passano 6 mesi. Intanto immagino che non esiste ancora nessuno, esistono ancora nessuno, non c'è un problema su uno fuori.
Ah, è un po' che si manda via. Allora, cosa puoi cedere questa parte? Ancora qua. Ma poi non conto non scrivo. Com'è? Che sono state fatte dopo la cosa. Esatto, che questi dati sono state create da un altro cuore. Cioè tu dici, io non sta cosa l'ho mai fatta, non l'ho mai detta, tu esci, che non avrei fatto questa operazione. Ma comunque si può creare un signore. Anzi, documento, ma questa cosa si può fare. Cioè, quello che ti dica che tu puoi prendere questi fai. Allora, io come posso brindare di fare questa cosa? Quando il dipendente consegna il computer sul base nazionale, l'azienda chiama in una stanza subito dopo il computer il posizione del disco e fa subito temporalmente un disco. Quindi, non so, due ore, quello che è, praticamente lungo l'arco di tempo possibile a creare in teoria queste cose sarebbe stato alla consegna alla mappa temporale superiore. Considerate che il frattempo sono andato alla posizione, non è credibile che diciamo, la cosa sta per andare. Ok? Quindi, laddove una volta c'era la cerata, il nostro caso, non era aperto, non era stato modificato il tempo, era anche forse andato. In questo caso, anche qui qualcuno si fa di un altro, diciamo, perché ha risolto un file, chi solo porta un file. Quando invece una marca temporale, questo qui dice che se tu fai, ti cambia di 2 euro. Ma un'operazione che può fare meglio e a posto di più. No, sì, questo. E poi c'è il trattamento della scatola di soldi, che può essere sia un po' prima, è una singola di sport, cioè per ogni evidenza di prova c'è un documento che descrive la storia. Ci possono essere anche dei formati o di evidence, tipo questo. Quindi si dice, in questo caso, il nostro luogo è civico, c'è anche un altro che si dice la 10, ma dopo c'è fuori e sono risultati. Quindi un unico documento che ne traccia i reperti di quel caso. Allora, questo non ci ho visto, allora passiamo a Cardin. Ok, premessa, primo punto, posso vedere benissimo. Fai cancellati e non cancellati. Quindi, come lo spiegare l'avvocato e non fa il caso successivo? Vi do un indizio, poi un caso. Com'è? È un libro, se io faccio il libro di andare, allora, questo esempio potrebbe essere quello da questo che fa la penna. E dice, uno cancella questo elemento. Certo, uno cancella la goma, rimane comunque il segno e si vede così. Ma si può fare ancora più semplice. Cestino. Esatto, c'è un fuori di banca che per il sicuro del faccio. Ma qua dopo lo metto cestino. Io vado il cestino di mezzo. Finché il cestino non è risultato, quello affare è molto niente. Ma va bene. Questa maniera si spiega molto bene, molto semplice. Ma la cosa che cosa significa? Allo stesso modo, gli artisti, anche se non ha fatto, cancellano effettivamente il vecchio contenuto. Altro esempio, diciamo, andando con i dati, abbiamo preparato un cestino con la busta, abbiamo usato un cartello, però poi abbiamo preso questa busta da molti e la teniamo proprio alla porta, ma quella è portata alla riscarica. Quindi, la sostanza è in questo caso, la risposta è formattata, gli ha fatto i dati sono ancora presenti. E mi sembra che non è effettivamente sovrascritto. Allora, qui c'è il concetto di transition che lo conoscete benissimo, cioè il transition è una struttura che consente di comprendere in maniera logica i dati. Il file è il termine utilizzato per imputare un blocco di dati binari che costruiscono un aggregato oggetto e rapidamente il dato è stato identificato dalla spedizione. Però, se avete benissimo, che la transition può essere modificata senza che il file abbia significato. Cioè, i sistemi operativi per diciamo, sentita associano un'estensione con un'applicazione che fa da chip, non guardano il contenuto, guardano l'estensione, non guardano il file. Banalmente, se proprio un file con X, lo rinominando di tipo, riuscite ad aprirlo per usare il però non riuscite diciamo, facilmente a centrare il contenuto. Quindi riuscite a identificare come possono essere accenduti con programmi diversi, e di file invece possono essere accenduti con un solo programma, per esempio le immagini possono essere accenduti solo con l'utilizzatore di immagini. I file però, diciamo, sono una stazione che esiste solo se esiste il file system, cioè solo il file system non sta ad accedere ai singoli file. Perché? Perché il file
sistema di dati non è organizzato. Quindi tutte le informazioni accessorie, quando fai il date, se hai cancellato le queste informazioni, sapete che non sono nel file, ma sono nel file system. Il file invece sono una sequenza di dati che rappresenta il file. E, ad esempio, nel caso di PDF, i file sono soggetti che iniziano con la versione di PDF e prendono con 100 euro file. Oppure le immagini di GPC cominciano con i caratteri decimali e prendono con più altri caratteri decimali. Per esempio, in un sistema di file un file, il file invece quando fa punto di file, nome file, e vi dà questo è un PDF, questo è un'immagine. Ora, cosa fai nella carta? Sfrutta questa informazione, cioè di interesse del file. Quindi io naturalmente per system, per cercare di estrarre quanti più dati possibili che sono ancora memorizzati con dei per adesso non vuol dire. Allora, il caso è una operazione che ti prende le svolta, o in caso di fare la terza, o in attività di programma, quindi diciamo dalla parola che ho creato. Allora, qui sono le condizioni. Qui le future devono essere in campo, devono essere sulla scritti. Quindi devono essere praticamente discontinui. Il file non è frammentato. Cioè, significa che il file è organizzato in una serie di settori costruttivi. Il file deve essere compresso, cioè significa. Non è che io posso recuperare il file zip, però se voglio recuperare il PDF con tutto il file zip, non lo posso fare. Quello che posso fare è recuperare il file zip, tutto costruttivo, e sploco per recuperare il file. E quindi, diciamo, prendendo tutti i key che sono la linea del punto identificato, è stato di una profile di punti più sui dati che è stato usato in file. Quindi il file è stato una popolazione di dati. In alcuni casi si possono anche implementare dei meccanismi di dati avanzati, però evidentemente ti viene molto più tempo. Per esempio, diciamo, andando a fine anche i frammenti di sequenziale con un altro frammento. Una cosa che ti dà tantissimo tempo e quindi hai fatto quello che si dice, controllata forza ovviamente, diciamo, quello che sembra essere. Allora, considerazione. I dati funzionano anche quando il persistente è andato, o quando il persistente non esiste, o quando è stato sovrascritto e quindi i settori, o quando è stato frammentato. Non naturalmente se esiste stato privato, in quel caso non si parla di dati. Il traffico può essere eseguito anche in questo caso o su un dispositivo fisico o su un'immagine può essere. Quindi, indifferentemente da quello che è. C'è un problema anche di fare come andare a escludere. Allora, tale che questo programma io posso attraversare la mia internet, cioè, ma la net, un file di testo, una fine, oppure una pagina HTML. Però, si può implementare il programma finché quando nuova, minore HTML maggiore, comincia a recuperare la linea minore, slash HTML maggiore. E quindi l'inconveniente del processo di data carta, che abbiamo già avuto con i mezzi, ci possono essere molti falsi positivi. Perché magari ho l'IPA di un PDF, poi ho una funzione sovrascritta, ho un footer di un altro PDF, quindi io mi vado a compiere tutto il PDF, su cui in realtà non riuscirò mai da fine. Allora, un software di data carta, sono quello storico e Forms, altre scalper, sono entrambi disponibili su qualsiasi distribuzione di software da quando le istruzioni di più di recente sono stato sviluppato questa applicazione che si chiama Correct, che sono disegnato sotto Windows, che funziona sempre allo stesso modo. Non è la versione Windows, diciamo, funziona tramite la precedente PC Community, non logicamente, ma è testuale. E questi tool, cosa consentono di fare? Oltre ad estrarre dati da immagini di rischi, possono andare ad estrarre dati in dati di file. Quindi, per esempio, se io avessi una file o un'immagine di un dato, io posso fare un carico di dati da file, che andrà a fare quelli che sono utilizzati in te. Allora, come funziona poi? Poi, quando in ampliato crea una cartella di output con un file o un stile, trasferisce sotto catene e produciamo un punto per accettare. Quindi voi andate a selezionare il file di configurazione e il file che dovete estrarre. Doc, PDF, GPC, il file da presentare qui di là, cosa facendo. E tutti i file che potete fare hanno una sigla delle varie separate. Volendo, per esempio, nel file di configurazione, io posso usare una stringa per cui verrà estratto, una stringa, per cui verrà estratto solo i file che contengono la stringa.
in un modo per fare una, un cambio un po' più usato, l'alternativa deve fare stato complessivo e dopo andare a fare scelte di sicurezza. Allora, per esempio, c'è una modalità di forms che si chiama quick, che ho detto che va a ricettare verso l'inizio di settore. Questo perché? Perché si aspetta che l'inizio del file comincia con l'inizio del file. Però se questa modalità ovviamente non avviene, così voi siete ricevuti, ma stiamo scappando di un'altra file. Ovviamente c'è un altro file interessante, non si è dispensato una prova di sessione. Quindi posso dire, mi comincio a cercare dall'offset 0 di ISO all'offset di CITA. Poi magari lo interrompo, poi lo riprendo di CITA 1 e avanti. Quindi in questa maniera posso pensare di lavorare a fare. Allora, nei file di configurazione di forma sono definiti queste zip file sottoposti. Però non avviene che potete andare a inserire voi per gli altri di un file. Per esempio, so, c'è i file metri che iniziano tutti con il 0.0.0.0 qualcosa, poi andate a inserire metri, mettete il titolo di un file, dopodiché vi andate a fare anche il calcio di un file. Quindi come funziona? Vediamo che quando si va a lanciare. Allora, innanzitutto, c'è un sistema di destinazione, c'è un sistema di destinazione. Dopodiché, se lo posso, dando il input, in questo caso una funzione, e diamo tutta la cartella. Quindi, questo è il comando di base. Avete bisogno ovviamente di compiti di legge amministratore per poterlo gestire. E questi sono alcuni esempi per vedere cosa imparare. Per esempio, il due esempio che dite è che fai tutti i tipi, quindi non vado a dire da solo il PDF e il GP, ma da tutti i tipi, quindi con tutti i tipi e la mia ora la ricerca. Oppure per esempio l'altro esempio che dicevo prima, qui dice diamo un offset e lui salta il primo blocco in quel disco e va avanti. Poi c'è un esempio che dice per esempio tutti i file sono tipo immagine, quindi non dice il vecchio di nuovo. Okay. Poi possono essere delle alcune combinazioni, per esempio, se non è sufficiente, non ti dice. Questo è il risultato. Quando viene estratto un file, ovviamente, siccome non esiste il concetto di persista, non può evocare. Quindi, non può andare a recuperare il numero originale del file. Allora, cosa fa? Questo lo fanno tutti sotto i dati, dando il nome, l'offset, che è stato individuato file. In questo caso, il primo file si chiama 0.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 
fare una cosa, cioè particolare, una posizione secondo me, no? E questa è stata del paese. E quindi dice, però il file, l'altra dimensione è, diciamo, è l'altra dimensione. Quindi dal nome del file, la capisce la serie ancora la dimensione. Quindi se è stato individuato il settore secondo luci, la dimensione è 512, dobbiamo trovare il punto subito la dimensione. Quindi per esempio se andate a visualizzare con un metodo decimale tipo questo qui, e vedete però se così calcolato, effettivamente andate a fare dire di quel file di metodo che abbiamo individuato. Quindi qua è esponente un discorso di credibilità, verificabilità. Ok, sta per leggermente diversa. D'accordo, quando è un po' più semplice, prevede che il file cercare questa specificità di una delle domande, ma in un file di configurazione, quindi il comando in questo caso sta per in punto di nova e ti dà una volontà di ovviamente la stessa maniera di forma. C'è un articolo interessante su Parti di un test di un po' di anni fa dove si va a comprare il funzionamento di Scalper e il funzionamento di Formos e si sta evidenziando che Formos è più efficace di Scalper perché riesce a tirare fuori qualche maglia in più. Fotorec invece è l'altro che citavo che poi si utilizzerà anche su Windows e al suo interno ha già indicato una serie con molti file su questa forma, quindi sono 400 file diffamato da Jadetito. In particolare sono definite anche di file in base al tipo di macchinetta portatile. Quindi per esempio riesce a estrarre il file sapendo già che appunto quella totalmente scappata facendo una camera che ha strumento di. Quindi questo potrebbe essere utile nella vita in cui dobbiamo dire, per esempio, il caso della fotografia, se un soggetto fa la propria produzione di fotografie e quindi andiamo a fare già subito un banking delle fotografie con un tipo di macchinetta che magari è in possesso. Quindi questo per intenderci.
da vedere che perché è importante l'acquisizione e la potenziale del dato. Sulla sinistra c'è le risorse di una chiavetta con dei quattro che si conoscono nel caso di 200 chiaro. Se allora diventano soffi di analisi forense perché scopro ci sono 200 di oggetti, come si vuole cancellati, se io volete fare il hashing, quindi questo per esempio è cardi con corretta, quindi dico vai a fare il cardi sempre la stessa chiavetta che non vedi prima. Vabbè, qui dopo le opzioni, vuol dire ancora tutto quello che c'è. Quindi dovrò andare a mettere il risultato è 2639 file. Quindi c'è il portale di mare, va. Questo numero di oggetti, 37 o 206 compresi di cartella, quindi qui sono solo file. Quindi praticamente sono saliti il software di un fattore elettrico, cioè abbiamo 20 volte tanto file. Quindi, diciamo, per fare un'analisi completa, fare parti, diciamo, la possibilità di avere un quadro completo della versione. Poi ci sono delle varianti di questi file d'arte, per esempio una di queste si chiama CP Extract, che è un tool che diciamo, lascia come software di Formos ed è consente di fare parte di file presente in un file di intercettazione. Quindi abbiamo questo file di intercettazione con watch, quindi anche si dice, poi vogliamo estrarre tutte le informazioni da sempre in un campo, utilizzo un programma di questo tipo e quindi tira fuori tutte le cose che presenta in un campo. Questo in realtà non è proprio un carico come processo, è stato cancellato, è stato creato di interpretare i dati, come un flusso, testare i dati. Un'altra testa era un'applicazione grafica che è disponibile sotto Perf e si chiama Esquivo. Perf la rinominata. No, la testa è una distribuzione forense, tra l'altro, ma anche in Italia. Sono una di quelle discussioni che tra l'altro il giornale ho un po' di settimane fa questo aggiornamento e ogni anno realizzare delle conferenze e all'interno cioè, ci sono dei software che talvolta alcuni sviluppatori soprattutto in Italia sviluppano una cosa per testo, uno di questi è Esquivo e Esquivo da forma fa l'intercettazione, dimostra per esempio le mail, dimostra le pagine aperte, dimostra le immagini, quindi io posso interpretare quindi una sorta di dati di un'altra di poi ci sono ancora altri tool, per esempio c'è un tool oppure anche se erano tanto che va a fare una sorta di calcolo di dare a questa lavorare. Va bene, allora abbiamo 5 minuti se volete fare delle domande su qualsiasi argomento o altro di una polemica che è interessante. Va bene, allora ho finito qua. Come non mi riesco a vedere qualcosa a capello, questa volta di fare la chiesa di tipo metodologico, dobbiamo affrontare degli approcci, quindi molto sugli aspetti di valutazione, perché oggi ci siamo un po' stimolati su qualcosa, veramente molto diventato il discorso, e poi invece la visione gestiva dovrebbe essere quella su una situazione di valutazione mentale. Quindi ci sarà un caso, verrà data l'indicazione un paio di analisi, e si vede che prendo tutto una parte tra l'altro, con la simulazione, con il giudice, con il giudice. Thank you.